il classico taglio della retina, e Formenti che ci sembra che stia tagliando la retina, si sta prendendo insulti di ogni genere. L'Enel Basket torna in Serie A, il sogno rincorso durante tutta una stagione diventa realtà, e tanto a Pistoia, dove la squadra chiude la gara 4 della finale playoff circondata dai suoi supporters, quanto a Brindisi scoppia la festa. Diamo uno sguardo alla cronaca di questi 40 magici minuti. Sul parquet del Para Carrara i ragazzi di coach Bucchi tornano ad affrontare i biancorossi di coach Moretti. Il primo quarto parte subito con il vantaggio dell'Enel, che ha già deciso di chiudere i giochi in questa partita. Sugli spalti oltre 4.000 persone che seguono le due squadre che si danno battaglia. Il tempino si chiude sul tiro di Callan, che ferma il punteggio su 17-20. Ma è Capitan Doia che segna il maggior numero di punti. Nel secondo quarto la forbice tra le due compagini si allarga, in campo un fortissimo Zerini che fa la differenza raccogliendo rimbalzi in attacco. Grande anche Maestrello, che con Giuri dà filo da torcere all'avversario. Ardi sottotono nonostante sia stato nominato e premiato miglior giocatore della Lega 2. Tiro da tre di Gibson che porta più 11 l'Enel, e poi quello di Callan che porta il punteggio a 34-50. Ma a chiudere il tempino è Jones con un canestro su due tiri liberi. La sirena sul 35-50. Al rientro in campo il Pistoia cambia gioco, accorcia le distanze e cerca di aprirsi un varco nella difesa biancazzurra. Gibson attacca senza sosta, si risveglia l'orgoglio di Jones e anche Ardi comincia a farsi più offensivo. Il Pistoia recupera sugli ultimi due minuti, 60-66, la chiusura del terzo quarto. Nell'ultimo tempino la partita riprende a ritmo sostenuto, Moretti chiede difesa a tutto campo e Pistoia è sempre più aggressiva. Gibson gioca contro Gurini e al terzo minuto dalla fine 8 punti separano le due squadre. Renfro perde qualche palla di troppo e a 2 minuti dalla fine time out di Bucchi, che chiede di vedere il replay su Renfro. Gli arbitri danno ragione a Brindisi, Renfro perde però nuovamente palla. Gurini segna la tripla e porta a meno 1 la sua squadra. Time out di Bucchi, Callan mette a segno la tripla all'ultimo minuto. Negli ultimi secondi di gioco al Cardio Palma si chiude la partita, Gibson che ferma il punteggio su 86-88, Brindisi a 2 anni di distanza riconquista la Serie A ed è festa. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto dei sacrifici, però una società che abbiamo fatta con gli amici, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo in Serie A, oggi siamo in Serie A. Non li abbiamo nel sangue i brindisini, no? Il basket è il primo sport a Brindisi nella provincia. Quindi festeggiamo noi e tutta la Puglia. Brindisi è Brindisi, sportivamente è forte.